Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash ed oggi siamo qui con Space Funeral of Rubles and Gold, un gioco fun game di Space Funeral. Come avete, almeno per quelli che hanno visto i miei ultimi video, sanno che gioco è questo, almeno Space Funeral. È un gioco che io ho trovato molto molto interessante. E la cosa divertente è che, appunto, finito questo la serie su Space Funeral, è arrivato questo tipo, Alfa Alieno, che mi ha detto: "Ehi, ho creato un fan game di Space Funeral, perché non provarlo?" E io ho detto: "Beh, perché no?" E quindi eccoci qui, Space Funeral of Rubies and Gold, Director's Cut. È tipo una nuova versione, credo che sia uscita da poco, non ne sono sicuro. Comunque, come al solito, troverete sotto in descrizione il link per il gioco. È totalmente gratuito e da quello che mi hai detto non è neanche un gioco lunghissimo, quindi staremo a vedere. Ultima cosa, vi consiglio di guardare la serie precedente di Space Funeral per probabilmente capire qualcosa riguardo questa serie. Direi di partire. Vai. Oh, il buco per pisciare. Vabbè, partiamo bene. Questo ho capito la direzione che vuole in cui vuole iniziare. Vuole partire come normale gioco RPG. Ci saranno probabilmente un sacco di riferimenti al vecchio Space Funeral, quindi aspettatevi tra virgolette spoiler. Ad esempio questo. 8 Adventurer, va bene. Abbiamo solo questo. Non abbiamo nessuna abilità, equipaggiamento. Posso usare i guanti, perché no? Posso salvare quando voglio, stato. Ci sono sempre i rubles. Soldato A. Molto base. Ok. No, non quit. Ops. Ok. Aggeggi delle tue avventure precedenti. Fierezza e gioia si riempono, vengono riempiti dai tuoi occhi mentre esamini questi tesori. Scusate se è un po' la voce rauca. L'armatura di tuo padre. Non ti dimenticherai mai il suo allenamento. Cibo. O quello che rimane. Quello che è rimasto. Era la tua cena, ma non l'hai mai finita. Oh mio Dio. Questa sedia. Mamma mia, wow. Non mi aspettavo che ci fossero così tante cose da controllare. Complimenti per i dettagli. Una cosa che ho visto non molti fan. Non molti giochi in generale fare. Questa sedia. Questa sedia serve per ammirare la vista del tramonto della giornata. Come. Per sorpassare una mattinata di avventure. Darton. Otto, mio caro amico. Persuaderti sembra che sia servito veramente poco per te. Ma quando lo è stato? Basta che tu mi prometta, amico mio, di stare al sicuro e di mangiare le tue verdure. Ok, mi piace la direzione che sta prendendo. Ok. Oh wow, c'è proprio un villaggio. Quando sarò grande diventerò l'eroe. Grazie ancora per la tua donazione, signor Otto. Senza di te il mio bambino non sarebbe mai riuscito a prendere quel bastoncino che voleva. Addirittura. Siamo dei fighi, tutto sommato. In battaglia tu non attacchi e basta. Tu usi anche le tue abilità e i tuoi oggetti. In alcuni posti nel mondo puoi recuperare la salute pure. Quindi stai attento e non dimenticarti di salvare frequentemente. Ok, ma qua abbiamo il vecchietto. Aspettate, devo fare una voce per il vecchietto. Tu conosci l'arte dell'equipaggiare? Anche se...
Via gli equipaggiamenti di diverse forze aiuteranno ad aumentare la tua di forza. Ecco, prova questo. Abbiamo ottenuto di nuovo delle altre guanti usati. Grazie, signor Dementio. Dementio? Mastro Dementio. Io li indosserò come se fosse la prima volta che tu me li abbia dati. Ah, aspetta, ma questa è una battuta o sbaglio? È tipo questo. Oh, Dementio! Sì, perché ce li ha già dati. Però ce li ha dati una seconda volta. Dimmi che è questa. Se è così, la battuta, complimenti. Vediamo cosa dice questo. Ciao Otto, ho sentito che te ne stai andando di nuovo. Stai attento. Otto, vuoi bere qualcosa prima di andartene? Ok, no. La caverna dei misteri è stata sigillata per fermare un demone minaccioso che voleva distruggere tutto. O almeno questo è quello che dicono le leggende. Ok. Il mago nord-est sembra un po' strano per me. Dovremmo fidarci di lui? Oddio, chi sei tu? Ho lasciato la vita da pirata dietro di me. Ora dedicherò il mio tempo ad aiutare mia moglie con le tasse. Wow. Ho sentito che le rocce che bloccano la caverna dei misteri possono essere solo rimosse con un incantesimo magico. Sono curioso se il mago lo sa, ne conosca alcune. Stai attento, ragazzo. Io percepisco grande pericolo nell'aria stanotte. Ok, grazie, signor Tizio. Oh, un bimbo. Stamattina ho visto l'acqua diventare rossa per un secondo. È vero, lo giuro. Sappiamo dove sta per andare questa cosa. E tu? Come hai fatto a vedermi? Sembra che a quanto pare non sono abbastanza bravo nel camuffarmi. Sinistra, destra. Qua cosa c'è? Niente, una vecchia torre. Ok, mostri. Va bene. Invece qui a destra cosa c'è? Ah, oh, il mago. Allora, oh, cimitero. Rip Balzac. Leggi la mia nuova pubblicazione su Morte e Caffè. Rip Entomem. Non credere alle sue bugie. Rip Venton Heor. Non avrei dovuto mangiare tutta quella roba. Oh mio Dio, la cosa più basic del mondo, tutto anche sgranato. Ciao Otto. È bello vederti. So che tu sei pronto per la nostra missione. Fama, potere e oro ci aspetta. Partiamo. Oh. E ripieghiamo questo mondo. Ripieghiamo questo mondo come noi vogliamo. Oh wow, questo è un po' inquietante. Il mago si è unito al tuo party. Oh. Bloccato. Così. Magi, eh? Allora, vediamo. Equipaggia. Posso. Ok, meglio che nulla. Anche se non sono sicuro di più di tanto quanto possa essere utile. Però ehi, vabbè. Partiamo. Si sta abbassando la musica, notare. Verso la grotta dei bicchieri. È invitante, ma io ci sono già stato. La baia dei pirati. Non dove dovrei andare. Caverna del mistero. È qui. Ah sì, il nostro mago ci aiuterà? Eccoci qui, mio caro amico. Dopo ricerche stancanti, sono riuscito finalmente a trovare l'incantesimo che ci libererà il passaggio per andare avanti. Non so se lo vorrei fare.
Rocce, sparite! Ah, ecco tutto qui. L'entrata è aperta. Doveva essere bloccata. Otto, dovremmo stare attenti. Ok. La musica, credo che sia... Oh. Un'imboscata! Mortali. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Liberarmi della mia prigione per seguire la vostra avarizia. Io sono il golem dell'avarizia. E trattengo un grande potere. Ma questo è... Questo è il... è Core, il cristallo? È il cristallo della mia esistenza. E se lo vuoi prendere, tu dovrai vincere. Peccato che il vostro fato è stato già deciso. Il tuo potere sarà mio. Magi? Non permetterei mai a un semplice umano di controllare questo mondo. Ma abbiamo parlato abbastanza. Engard, ecco. La tua vita... La tua vita che si dirigeva verso i tesori dovrà finire adesso. Fatemi abbassare un attimo. Ecco qua. Preparatevi a morire. Ok, hai vinto. Oh. Magi, perché sono un attacco speciale o qualcosa? No, il mio corpo. Non toccarmi. Villico. Il mio piano è rovinato. Piano? Magi, di che cosa stai parlando? Cosa sta succedendo? Idiota. Io stavo per sigillare il potere del golem e dominare il mondo. Come hai potuto tradirmi così? Tu, egoista, malvagio piccolo. I miei occhi. Error. Script di Magi non trovato. Attore Magi non trovato. Space Funeral of Rubies and Gold. Director's Cut. Ecco, questo sì che lo riconosco un po' di più. Otton. Booty Hunter? Booty Hunter! No. Vediamo qui. Equipaggio. Abbia. Non fanno nulla. Direi di usare lo stesso. Questo, rispetto a differenza di altri fan game di Space Funeral, che se siete interessati potrei anche portare. Questo parla completamente di personaggi diversi non collegati con la storia. Sono curioso quindi di vedere cosa succederà. Direi anche di salvare. È una lettera e dice: paga le tasse o altrimenti ti entra nelle tue tasche vuote. Tu paghi all'idolo di rubini e oro. Ti senti meglio ma non molto. Ah ok, per la salute, va bene. Oh boy. Qui a Skull Village l'oro è proibito. Dammi i tuoi se ce l'hai. Dammelo se ce l'hai. Non ce l'ho, mi dispiace. Tu cosa sei? Io sono solamente un rat. Ma almeno io ho un futuro. Wow. Questa bowl è vuota. Sopra, lì a Scum Village io sono il re. Oh. Va bene. Allora. Interessante però. Secondo me è anche un po' più... come dire, esteticamente migliorato. Neanche... non tantissimo, però si vede un po'. Io sono uno spirito vendicativo e sono qui per
per maledire quello che mi ha rubato l'amuleto sacro. Ma io mi sono distratto e ho perso traccia di quel tipo. Se solo avessi un cappello per la concentrazione, che quando equipaggiato ti permette di non distrarti. Tutorial classici. Trovato un rubino golden. Cosa fa? Cosa fa il... Non è negli miei oggetti? Equipaggia... No? Ma, strano. Vediamo qui. Cioè, se c'è qualcosa. Oh, c'è un ragno. Fermo. È un pollo. Pollo ragno. Friendly Handy. E Friendly Handy è qui? Dimmi, tu lo conosci il nemico? La sapienza delle loro debolezze è la tua migliore arma. Vuoi sapere altro? Dimmi un segreto. Ho sentito di un oggetto misterioso ed è chiamato Purple Dank. Chissà che cos'è. Sì, io sono il mago Cool. E sento che tu hai un grande potere nascosto. Lasciami come funziona. Mystery, come funziona l'abilità Mystery. Farà qualcosa di misterioso. Ma solo una volta per battaglia. Capisco. Come Space Funeral, insomma. Qui mi sembra di essere già stato. Ok, no, come non detto, non c'è proprio l'entrata. E hai capito perché la bocca è chiusa, ecco perché. Tu conosci, sai cosa sono gli stati? Gli status? Lascia che te ne parli. Quando tu sei stato preso oppure sei confuso, non puoi combattere. Quando sei morale, non puoi picchiare. E quando sei distratto, la magia, non potrai usare la magia. Tu perderai salute se bruciato, avvelenato o con una grande carenza di sangue. Se sei tristi, riuscirai a colpire solo come uno spaghetto bagnato. E quando sei spaventato, i tuoi piedi sono molto più lenti e la tua mente deve concentrarsi di più. Cerca di leggere un fumetto o qualcosa. Ok, grazie. Una cosa che infatti mi serviva, perché in Space Funeral molti degli status non dicevano che cosa facevano. Ciao Otto, sono io, il tuo mago psicoterapista. È solo che è troppo tardi per te. Il tuo cuore è stato preso da biglie e oggetti luccicanti. Cosa vorrà dire una rubal per te ormai? E quindi ora ti trovi di nuovo povero. Per saziare il tuo desiderio additivo, devi seguire il percorso pericoloso qui giù e entrare nella pancia della grotta del tesoro qui a nord. Tu devi trovare altro tesoro più grande, un tesoro che vale milioni di tesori. Ora vattene via, non ho tempo da perdere con qualcuno che non può pagarmi. Ok, tu cosa sei? Un cane? Anche se tu sei affamato di ricchezze, la morte potrà... la tua morte sicuramente si mangerà con la tua... si ciberà con la tua carne. Risalvare? Stai attento. I granchi tesco di diamante hanno dominato tutto il primo strato della profondità della grotta del tesoro. Ok, grazie. Ok. Direi di fare un po' di combattimento. Con il classico. Oh,
Che bella questa musica. Skullcrab attaccato. Ah, oh, wow, one shottati addirittura. Hai vinto. Ok. Ah, e ci sono ovviamente gli small blood. Vediamo se... Io vorrei lo stesso però fare mystery, perché mystery è uno dei più divertenti. Mystery. Ha urlato Otton. Skullcrab si è intristito. Spooky Arm ha pensato che era un po' indulgente. È indugiato un po'. Ok. No, non l'ho one shottato, peccato. Ok. Spooky Arm. One shottato. Easy per il momento. Mi piace il personaggio, come è stato fatto. Oh, livello 2. È Scratch. Ah, ok. Avevo letto Snatch. Non sapevo cosa fosse uno Snatch. Ok. Lì abbiamo un maiale. Ah, aspetta, no. Sono andato in combattimento, vero? Esatto. Mystery. Ah, ho lanciato una moneta. Ah, ok. Non era molto interessato. Ok. Abbiamo lanciato la nostra moneta fortunata, però lui si grattava le gambe. Ok. Oh, persona mia preziosa noce grossa. Ah, darei qualunque cosa se l'avessi indietro. Sì, diamo. Ah, ok, non l'abbiamo. Pensavo di averla. Ah, ok, devo selezionare. I combattimenti comunque sono parecchio semplici, che si possono far fuori in ogni caso. Non solo stare un po' attento alla salute. Oh no. Cioè, Spooky Arm è diventato più forte. Però lo stiamo tifando mentre il braccio se ne guarda via. Ok. Ok. Devo stare un po' attento. Qua mi sa che sono un po' più tosti rispetto a Space Funeral. Non vorrei mica morire in modo stupido. Allora, qua abbiamo dei tesori. Big Nut. Oh, l'abbiamo trovata. Ok. Oh, un baule arrugginito contenente una coltella arrugginita che credo che potrò equipaggiare. Sì. Ah, ecco. No, allora questo qui dava un bonus alla difesa. Oh no. Sì, dava un bonus alla difesa, ma non ci avevo fatto caso. Ok. Allora vedi. Oh, non ti avevo visto. Io? Ha paura? Ovviamente no. Ma quella forma, la forma di quel teschio, granchio teschio laggiù è parecchio anormale. Trema. Direi di tornare un attimo su e dare a quel signore. A quel signore molto interessante. Ecco qui. La mia noce grossa, grazie mille straniero. Il mio... il... Skullcrab, l'ho detto 30 volte. Il granchio teschio di diamante è parecchio facile da distrarre. Prova a usare questo. Oh, abbiamo imparato una mossa addirittura. Abbiamo fatto bene. Item... Non è qui... Ah, è questo. Ok, e ora può usare l'abilità. Ok. Vediamo chi abbiamo qui. Ancora nemici, eh? Oh, abbiamo anche un criminale qui. Dobbiamo affrontarlo? No. Io sono Tomb the Raider. Bella questa. Il teschio di diamante è in questa caverna. Non lo riesco a trovare perché sono troppo stanco per combattere.
Vuoi scambiare 21 rubles per questo, queste paia di magliette e pantaloni? Ok. Ottima scelta, amico. Oh, come scusa? Mi hai... Schmelli? Ah, ok, puzzano. Uffa, vabbè, meglio che niente. Ah, qua abbiamo il boss. Direi di affrontarlo adesso. Ok. Diamoci un po' di salute. Ecco, così dovrei essere a posto. Salva, pam pam. Vai. Il primo pezzo del tuo obiettivo risplende tra le tue mani. Otton guarda al teschio di diamante e sorride. La sua semplice vita come un mostro senza cervello. E questo e questa felicità non può essere superata. Ma aspetta un attimo. Ma non ho fatto fuori il tizio? Ah, ok. Oh, c'è un piccolo bug qui, perché sono riuscito a superarlo. Oh, wow, oh, porca miseria. Ok, mystery, subito. Oh. Va bene. È stata una buona cosa. Ok. Coin trick. L'hai distratto? Sì. Vai. 69 addirittura. Meno male che l'abbiamo distratto. Veramente una cosa molto comoda. Ok. Ah. Non è più distratto. Però è morto. Ok. Meglio. Hai vinto 158 di esperienza e 130 rubles. Hai trovato... Ah, ecco. Meno male che l'ho combattuto, mi sa. Sorriso disarmante, eh? Ok. Ok, ora mi sembra che abbia un po' più senso. Ok. Vediamo l'oggetto. Molto misterioso, Direi che per questo episodio sia tutto. Perché, beh, devo essere sincero, questo gioco è fatto parecchio bene. La sprite art è anche molto, per almeno quelle cose nuove che ci sono, sono molto, stanno molto bene con il resto del gioco. Quindi complimenti. Sotto in descrizione trovate il link per il gioco. E ora, prima che concluda il video, ho anche intenzione di mettere in condivisione il canale con del creatore di questo gioco. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto salato e ciao!